La Campania soffre più di tutti perché ha un'economia che ha risentito molto più delle altre regioni della crisi economica, e quindi il compito della regione è quello di tentare di accompagnare in maniera più veloce gli imprenditori, cercare di snellire le procedure, di evitare la burocratizzazione dei processi. In pochi giorni abbiamo rimesso in piedi 7 contratti di programma regionali, ne firmeremo 2 la settimana prossima, contratti di programma che naturalmente nascevano nel 2008, e anche questo è un po' la fotografia della lentezza che la regione ha avuto negli anni passati, che deve essere, diciamo, eliminata, perché naturalmente un piano industriale magari non è lo stesso passati 4 anni. La regione deve tornare quindi a essere in qualche maniera vicina a chi fa attività di impresa, deve essere seduta ai tavoli di crisi. Abbiamo insediato un tavolo di crisi che mira a dividere le 650 situazioni di crisi aziendale che ci sono in Campania, dividendo quelle strutturali da quelle congiunturali, quelle risolvibili magari per un intervento diretto della regione. Stiamo cercando di ascoltare i settori produttivi, abbiamo incontrato l'altro giorno gli imprenditori della nautica, incontreremo martedì quelli dell'agroalimentare, quelli del calzaturiero e dell'aerospazio, e soprattutto incontreremo lunedì le associazioni di consumatori, ai quali ci rivolgeremo per avviare una grandissima lotta all'impresa illegale, al falso che ammazza chi fa impresa giusta e corretta pagando le tasse. Quindi noi ci rivolgeremo alle associazioni di consumatori presenti in Campania perché possano essere loro le sentinelle per avviare questa grande campagna di legalità contro il falso. Questi sono i nostri obiettivi immediati, e chiediamo di essere monitorati continuamente e costantemente sulle cose da fare per rispettare i tempi e soprattutto per garantire certezze e per dare risposte sempre e comunque a chi si rivolge alla regione.